Qui siamo nella Darsena, dove ormeggiano diversi tipi di imbarcazioni, che noi diciamo semplicemente imbarcazioni della piccola pesca, perché la piccola pesca è un'attività che viene esercitata con diversi attrezzi, non c'è un attrezzo unico, e qui sono ormeggiate le barche che pescano con i diversi attrezzi. Alle volte li cambiano secondo la stagione, alle volte nemmeno secondo la stagione, perché ogni imbarcazione è attrezzata per fare una tipologia di pesca. Queste barche più piccole che noi vediamo qui dietro, queste sono le barche che pescano normalmente con le nasse per le seppie, le nasse o cestini per la pesca di lumachini o bombolini, e con la pesca anche con i tremagli o reti da posta, che sono quelle che utilizzano adesso e che a un certo momento vediamo questi grossi cestoni neri dove c'è questa rete che viene calata. Le operazioni per calare e salpare questi vari attrezzi sono fatte con quella ruota che voi vedete là davanti sulla prua, che è una ruota un po' che gira, e però uno ci mette un giro di rete sopra, quindi la tira su facilmente senza faticare molto, e quindi è un ottimo risultato dal punto di vista economico. Perché noi diciamo che la piccola pesca è un sistema che ha un futuro? Perché è un sistema di pesca molto selettivo, prende una o due specie ogni volta, non è che prende tutto, e soprattutto non ara il terreno, non raccoglie gli altri organismi, prende solo quegli organismi che uno vuole pescare, quindi le nasse per le seppie pescano al 99% le seppie, quella per i lumachini prendono al 100% il lumachino e non prendono delle altre specie, quindi uno può gestire la pesca in relazione all'abbondanza della specie, in relazione agli aspetti economici. La piccola pesca non è ancora bene organizzata come sono organizzate le volte la pesca delle vongole, ma però è una tipologia di pesca che avrà sicuramente un futuro. Perché? Perché su ognuna di queste barche ci sono al massimo due persone, quindi non è che ci vuole un equipaggio, andare d'accordo con molte altre persone, possono essere della stessa famiglia, possono essere degli amici. Praticamente è un sistema che dà anche un buon risultato in termini di libertà di pesca, di economia, e quindi c'ha un grosso vantaggio. Quali sono le tecniche che noi vediamo qui? Abbiamo detto questa con i cestini, le nasse in generale, però ci sono dei sistemi di pesca particolari che anche a Fano vengono utilizzati. La pesca con il palangaro per tonno e per pesce spada. E uno cosa se ne accorge? Che vede le imbarcazioni che hanno questa grossa asta con in cima un segnale grosso o una bandierina. Quelle che noi vediamo qui dietro hanno un segnale che è radarabile, quindi sono una croce di metallo in cima alla bandierina che uno può vedere con il radar. Perché c'è bisogno di questa croce, di questa bandierina? Perché questo palango, questo filo lunghissimo che uno cala, al quale ci sono attaccati degli ami, è lungo diversi chilometri. Evidentemente uno lo cala con un amo ogni 50 metri e quando ne ha calati dei chilometri si dimentica, se non c'è un segnale, dove sta l'inizio e la fine del palamito. E quindi questo è. Però a Fano ci sono una serie di imbarcazioni che fanno questa pesca. Non è una pesca molto che ha una storia molto lunga a Fano, c'è soltanto una decina d'anni che viene fatta questa tipologia di pesca. Oltre a questa tipologia di pesca, noi abbiamo due imbarcazioni che fanno la pesca del pesce azzurro con le reti di circuizione. Uno se ne accorge perché ha un battellino di appoggio piccolino che lo tiene appeso ad una gru, arriva nella zona di pesca, cala questo battellino, il battellino di notte accende le luci, è la vecchia pesca con lampara, e quindi accende le luci concentrano il pesce, poi arriva la barca più grossa, cala una rete che circonda, si chiama di circuizione, circonda il branco di pesce, chiude il sotto e poi tira sulla rete. Ci vogliono un certo numero di pescatori, però alle volte dà anche dei buoni risultati in termini economici. Questo ci fornisce di pesce azzurro, prevalentemente, che è una delle specie che caratterizzano quindi la pesca qui da noi in Adriatico, soprattutto lungo la costa marchigiana, perché il pesce azzurro noi abbiamo alici o sardine a scottadito, che sono quelle che si fanno tradizionalmente proprio perché c'è questa pesca con il pesce fresco. Poi abbiamo un'ultima tipologia di pesca che è una, più che altro una forma di acquacultura, che è la raccolta e l'allevamento delle cozze, cozze o mitili, che vengono allevate. C'è una zona a 2 miglia dalla costa dove sono allevati, quindi c'è un'imbarcazione che fa questo lavoro, che porta evidentemente gli operai o i pescatori a lavorare in questo vivaio, dove uno fa crescere le cozze che devono mangiare solo quello che ci dà l'acqua, quindi non è che c'è un allevamento vero e proprio dove uno c'ha il ciclo completo, semina le cozze piccole e poi le raccoglie quando sono grosse. Tutto il ciclo dura un 8-10 mesi a seconda della taglia con cui uno mette giù le cozze piccole. Qui a Fano ce n'è un'imbarcazione, ma quando viene a terra porta anche 50 quintali di cozze tutte in una stessa volta.